Michele Lombardi, Grassellini, Lorenzo Ranocchia, Vittorio Piselli, Andrea Assinui, Alessio Auditore, Jana Kalnit, Shaya sono i sei nuovi ambasciatori per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile premiati da Minimetro SPA e ACI Perugia nell'ambito dell'iniziativa AMI, indirizzata ai sedicenni che lo scorso 29 gennaio, festa del patrono di Perugia e sedicesimo anniversario della nascita del Minimetro, li ha visti sfidarsi con il simulatore di guida in una virtuosa competizione all'insegna dell'educazione e sicurezza stradale. Nella sede del Minimetro di Pian di Massiano, la premiazione ufficiale con la presenza dei genitori, dell'amministratore di Minimetro SPA Sandro Paiano e del presidente di ACI Perugia Ruggero Campi. L'ultimo appuntamento dell'iniziativa sarà all'autodromo dell'Umbria, dove i ragazzi potranno usufruire di un corso di guida sicura con le microcar. Come dicevo, in occasione della presentazione, l'idea di associare il numero 16, il compleanno del Minimetro con i ragazzi sedicenni abilitati o abilitanti alla guida del minicar ha dato la stura a questa iniziativa per cercare di sensibilizzare e di stimolare un'attenzione all'uso corretto sia delle autovetture sia anche a un concetto di mobilità sostenibile come quella del Minimetro, ovviamente, e per quindi mettere un paletto e per poi, magari l'auspicio ovviamente è quello di ripeterlo negli anni a venire, coinvolgendo sempre più i giovani per appunto non solo premiarli per quelli più disinvolti e più capaci nella gara che hanno fatto, che abbiamo premiato oggi con il simulatore, ma proprio per portarli a avere sempre presente il concetto della sicurezza, quindi della guida sicura appunto, e della mobilità sostenibile, con attenzione, in modo che crescano con questa abitudine, con questa mentalità corretta nell'interesse loro, delle loro famiglie e di tutti quanti noi cittadini. Beh, innanzitutto ce l'abbiamo fatta perché, come tutte le iniziative che vedono protagonisti i ragazzi, non è facile alla fine generare l'entusiasmo e emozionarli. Questi ragazzi si porteranno dietro un bagaglio culturale notevole. Hanno capito cosa significa guidare rispettando gli anni, gli altri hanno apprezzato la pratica di guida con il supporto del nostro simulatore e hanno capito che la macchina può anche essere parcheggiata e si possono utilizzare i mezzi pubblici, nel caso nostro il Minimetro. Questa iniziativa nata tra Minimetro ed ACI, AMI, appunto in questo acronimo molto felice, ha fatto sì che questi ragazzi alla fine si rendessero conto di quella che è la mobilità in senso variegato. Hanno capito come guidare un'automobile, sia bello ma pericoloso, perché il simulatore l'ha messi nella condizione di dover correggere una traiettoria sbagliata dell'autovettura e noi l'abbiamo messo in condizione di trasmettere ai loro coetanei e tra loro l'emozione che loro stessi hanno provato e che ci hanno confessato. Alla fine siamo usciti tutti vincitori, nonostante questi bravissimi sei ragazzi sono coloro che hanno dimostrato la migliore abilità tra gli oltre 30 che si sono alternati al simulatore. E adesso c'è l'autodromo dell'Umbria, c'è la prova di guida sicura, c'è un mini corso di guida sicura con le macchinine, quelle che si possono guidare a 16 anni, nella speranza che poi vengano a fare da noi il corso di guida sicura, quello vero da automobilista. Beh, intanto hanno iniziato e noi facciamo un grande augurio di diventare automobilisti del futuro.